seguirà un po' di silenzio per tutti che possiamo sentire. E in rappresentanza della provincia di Pistoia, vicepresidente, per cortesia, grazie. Perché è una premiazione un po' particolare. E allora la tirerei un po' per le corte, invitando qua sul palco accanto a me i tre grandi protagonisti di questa serata, che sono Zero Colò, accompagnato da Alberto Tomba, da Tony Seiler e da Celina Segni. Presidente, ciao, buonasera Zero, buonasera Tony, buonasera Celina. Mannino Chiti, presidente della Regione Toscana, farà l'unico discorso della serata, poi passeremo alle premiazioni. Presidente. E non sarà un discorso lungo, voglio dire a Zeno che io sono molto contento e anche anch'io un po' emozionato stasera, perché diciamo per una pura circostanza, come a volte ci sono nella vita, tocca a me, che sono presidente della Regione Toscana, ma che sono anche nato in questa provincia, dare per la regione un riconoscimento nel ricordo del 40° anniversario di una grande vittoria di Zeno Colò alle Olimpiadi di Oslo, questo riconoscimento mi fa davvero tantissimo piacere. Io voglio dire, ho pensato in questi giorni perché a volte grandi imprese sportive riescono anche dopo tanti anni a colpire, non solo a essere ricordate, ma a colpire l'emozione. Io quando Zeno vinceva le Olimpiadi ero piccolissimo, avevo pochi anni, e quindi non l'ho vissuta direttamente, eppure ho questa emozione, questa sensazione di questa grande impresa come se l'avessi vissuta. E così anche per altri grandi avvenimenti per lo sport, io penso a volte nel ciclismo, a coppie, a partner, momenti che non si sono vissuti ma che si sentono davvero con grande emozione. Io penso che la spiegazione possa essere questa: alcuni grandi avvenimenti, alcune grandi imprese nello sport o in altri campi entrano nella leggenda e c'entrano perché chi le compie è non soltanto un grande sportivo, ma è un grande sportivo anche perché è un vero uomo, perché cioè ha caratteristiche di umanità e doti complessive che lo fanno affermare nella vita, e penso che Zeno sia uno di questi. Ha una grande umanità, una grande generosità, un grande rigore, una grande serietà di impegno, e quindi è protagonista nella vita, non è soltanto stato protagonista nello sport. L'altra cosa che voglio dire è che Zeno è nato in queste terre, è rimasto attaccato a queste sue terre, e queste terre hanno dato grandi campioni. Cioè, io non voglio, perché qui so che sarebbe la parte più difficile, più a caduta libera di tutto il discorso, non a discesa libera ma proprio a caduta libera, quindi io mi limito a ricordare Zeno Colò e Celina Segni che sono qui. E poi anche se non è nato sull'Appennino, ma credo che natali sciistici, se si possono chiamare così, l'abbia fatti nell'altra parte del versante dell'Appennino il grande campione che è qui con noi stasera, Alberto Tomba. Devo dire tra l'altro, se Alberto me lo consente proprio con semplicità, ci sono a volte, si diceva ieri sera Gaetano, bisogna battere a volte anche il calcio, no? Cioè, ci sono alcuni avvenimenti, ti posso dire che a volte ci sono state gare che riguardavano Tomba, la prima mancia, la seconda mancia, e c'erano anche sedute del Consiglio regionale, a volte anche l'attenzione del Consiglio regionale si bloccava per sapere come andava a finire la seconda gara di Alberto Tomba, ma non lo considero un fatto negativo, credo che sia un fatto in quel caso di vivere la vita e di sentire l'attenzione. Allora, sono rimasti attaccati qui all'Appennino, e Zeno Colò è un po' diventato, e gli altri, ma Zeno Colò in particolare, un emblema, una bandiera dell'Appennino, della montagna, dell'Abetone.
E io in questi due giorni che sono stato qui con voi, lo voglio dire intanto per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato, gli organizzatori di queste bellissime iniziative, le tre iniziative che ci sono state, l'Abete d'Oro, una vita per lo sci, il Pinocchio dello sci e stasera questo riconoscimento a Zeno Polò. Mi hanno convinto queste giornate e so che poi Gaetano ha idee importanti, speriamo che si possano concretizzare ancora di più, ma mi hanno convinto che ci possa essere, che ci sia la necessità di un impegno da parte di tutti, almeno delle cinque regioni su cui vi è l'Appennino, per un rilancio forte e coordinato dell'Appennino e perché l'Abetone possa essere uno dei centri motori, uno dei cuori che pulsa di questo Appennino. E in ogni caso, finito Zeno Polò, io lo saluto anche come toscano, appunto, perché ritengo che abbia alcune caratteristiche che per me sono fondamentali nella nostra gente e che vorrei si mantenessero anche nel futuro. Den Preis
per ricevere questo ambito, una vita per lo sci, una vita nello sci, per lo sci. Habe ich nicht nur deshalb sofort ja gesagt. Non ha detto solo per questo subito sì. Zuallererst waren es die 40 Jahre. Come prima cosa erano i primi anni. In Oslo, a Oslo, bei den Olympischen Winterspielen, die Goldmedaille im Abfahrtslauf. Ai Giochi Olimpici di Oslo vinse la discesa libera. Gewonnen hat. E la vinse. Und Zeno Colò, per questo Zeno Colò, als ich noch ein Bub war, quando ero ancora bambino, eines von drei, uno dei tre Vorbilder. Delle vite dei miei tre ammiratori che io ammiravo il più di tutti. Numero 1 Zeno Colò. Numero 2 Christian Prafter. Numero 2 Christian Prafter. Numero 3 Stein Eriksen. Numero 3 Stein Eriksen. Grazie Tony, Giancarlo. Zeno Colò, credo che si voglia arrivare alla soddisfazione di dare il premio modesto. Ma dentro questo quadretto c'è il cuore di tutti noi che quest'inverno abbiamo vissuto queste grandi straordinarie emozioni che ci ha dato questo fantastico ragazzo Alberto Tomba. Siamo arrivati alle Olimpiadi, io ero là a pochi metri da lui, vi assicuro che era la stessa emozione che provai quando bambino, ragazzino in un collegio di Modena, adesso su un giornale che Zeno ha vinto ad Aspen. Sono momenti irripetibili nella vita di tutti noi e ti ringraziamo per queste grandi emozioni che ci hai dato. Poi sei diventato anche un bravo bambino adesso, quindi aperti per la Zeno, poi facciamo una chiacchierata. Non ho parole, buonasera a tutti. Non hai parole. Adesso, che tu sia diventato un bravo bambino, d'accordo, ma qualche parola ce l'hai ancora. Faccio fatica, già mal di testa, scusate, ma tutti questi viaggi, lo stress, l'ha portato che poi tra 2 anni, sono già vecchio anch'io. Tra 2 anni saremo qua a festeggiare l'altra Olimpiade. No, grazie che siete sempre numerosi, simpatici come ogni anno. Sono emozionato perché qui vengo su un salto da te. Quella celina me la vedo sempre, 3, 4, 5, 6, 7, 4, fermami. Si vede dappertutto. Tony, vecchio amico anche lui, simpaticissimo, ci siamo visti l'anno scorso. Ci rivediamo ogni tanto, a Keith Bowie soprattutto. E tutti assessori, sindaci e tutte cose di saluto. E ci vediamo alle gare, mi raccomando. Le ragazze. Ragazze. Le carine. Come sono? I fotoli, sempre stressanti, ecco le mani. C'è il vecchietto trovati dov'è? Bene. Torino, Mondini, andiamo qua. Torino, vieni qua anche te Torino, che è un grande, quello che ci ha dato questa splendida cena stasera. Casa Modena, Casa Italia una volta. Bene. Signori, che dire? Capitano. Capitano della tua arma. Sappiamo che sei diventato vice brigadiere. Adesso la tua scalata vorrà diventare generale se continui ad andare avanti. Sono serio, da brigadiere proprio, da cavaliere, brigadiere. Grande ufficiale. Il mio mestiere. Sì, certo, il tuo mestiere è vincere e scalare tutti i gradini della carriera militare. Quando sarai generale noi saremo molto felici, vorrà dire che avrai vinto un numero di titoli impressionante. Sì, generale. Eh? L'ufficio generale, lo so benissimo. Comunque, vabbè, assolutamente, una stelletta, assolutamente. Saremo contenti quando diremo ufficiale. Vabbè. Grazie, ciao. Alberto, Zeno e Tony, sono stanchi, sono state giornate di emozioni per tutti. Vi lasciamo andare con un applauso meraviglioso. Celina, Zeno, Tony e il fantastico Alberto Tomba. E anche noi vi ringraziamo. È stato...